sicuro non è una buona giornata per voi. Ma io l'unica cosa che posso dirti è che ho iniziato tutto questo quando avevo 25 anni, oggi ne ho 34. Quindi 9 anni io sono stata lineare, ho sempre detto la verità al contrario degli altri, ho respinto tantissimi tentativi di corruzione perché ho i miei motivi. Da parte di chi? Da parte del signor Silvio Berlusconi e di tutto il suo entourage, perché non c'è, nei documenti, negli atti, c'è tutto. È stato detto che avete subito un danno psicologico durante i primi due processi, eppure oggi sei stata allontanata dall'aula. Appunto, dimmelo tu, ci sono delle contraddizioni, non credi? Lei è convinta di aver pagato per aver detto la verità su quello che succedeva ad Arca? Assolutamente sì, assolutamente sì, ma direi che abbiamo pagato anche più, forse più di tutte, cioè, perché alla fine le altre almeno, voglio dire, nella loro, diciamo, hanno voluto appoggiare quel signore, hanno voluto farsi corrompere, hanno voluto... Ognuno fa le sue scelte, eh? È diversa. Ma certamente sì, e puoi dirlo forte, non scherziamo, eh. Oggi cosa fa per vivere? Che fa nella vita? Ah, bella domanda. Beh, guarda, a proposito, io sto per pubblicare il libro. Il punto è che c'è anche una sorta di stranezza anche in quelle cose lì, insomma. Ci sono degli editori che hanno ringambato? Ma certo, ovviamente. Beh, certo. E nessuno vuol pubblicare il libro con una donna che è andata contro Berlusconi. Eh sì, ma chiediti come mai. Che ci sarà mai dentro quel libro lì? Cosa c'è? Bella domanda. Beh, lo vedranno tutti prima o poi esce. Stamattina in aula c'era anche Maristel Polanco. Che effetto ha fatto vederla? Lei che ora è imputata. Che effetto mi deve fare? Cioè, non lo so, guarda, io non sono una che... Lei ha fatto delle sue scelte, io mica posso giudicare le scelte che fanno gli altri, cioè. L'unica cosa che ti posso dire è che io ho fiducia nella giustizia italiana e ho fiducia del fatto che le cose stiano cambiando.